Shai Barakatan. Prima di iniziare, voglio dare tutta la gloria, potere e adorazione a Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Rokakdash. Ricordare che Yahweh è il vero nome nell'antico ebraico del nostro creatore, del creatore dei cieli, della terra e di tutto ciò che vive in essa. All'antico ebraico il suo nome è Yahweh, non è Dio, non è Geova, non è Yahweh. Yahweh, che significa colui che è o colui che esiste, è il nome di suo figlio, nostro Salvatore, nostro Re, nostro Signore, colui che il mondo oggi dall'ignoranza chiama Gesù Cristo e conosce con l'immagine di Cesare Borgia. Il suo vero nome è Yahweh Shai, colui che è salvezza. Questo qua è il nome che salva, questi sono i nomi che salvano la nostra vita. L'importanza di conoscere il nome. Prima di continuare voglio dare i doppi onori agli anziani apostoli della Great New Stone, GMS, gli anziani apostoli di Yasharala, di Israele, per averci insegnato questa verità. Sono gli uomini che il Signore, che il Padre nostro ha scelto per portare la parola della verità della Bibbia, la parola la verità del suo nome. E saluto tutti gli eletti della casa di Israele, coloro che si impegnano nella predicazione di questa verità e faticano, coloro che vivono di questa verità e si impegnano affinché arrivi in tutti i quattro punti della terra. Shalom, Yahweh Bashem, Yahweh Shai Barakatam. Sono qua proprio con questa lezione qua per portarvi la verità della Bibbia, la verità della Sacra Scrittura, che attraverso i veri nomi abbiamo il dono della Ruach HaKodesh, che è lo Spirito Santo, che è lo spirito di profetizzare, è lo spirito di conoscenza, è lo spirito di sapienza, e ci dà l'intendimento per capire la verità della Bibbia, per capire la Scrittura e mettere in pratica i comandamenti ed essere fedeli, rimanere fedeli al Padre nostro, Yahweh, e a Yahweh Shai, il nostro Re e Signore, perché attraverso i comandamenti dimostriamo la nostra fedeltà e ci manteniamo sulla strada che ci è stata scritta. I comandamenti per noi sono proprio come dice la Sacra Scrittura, c'è l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Il Testamento. Il Testamento è quello che viene lasciato da un padre a un figlio sul pianeta Terra. Quando un padre muore, lascia il testamento ai figli. Invece il nostro Padre vivente, che per sempre vivrà, ci ha lasciato un testamento a noi. Un testamento vecchio, dove in questo vecchio testamento ci sono le leggi, ci sono i comandamenti, c'è la nostra storia, dalla creazione fino alla scelta del popolo di Israele, il vero popolo di Israele che oggi il mondo non conosce. Il vero popolo di Israele sono i così chiamati negri, i latini e i nativi indiani d'America, che così come è descritto nella Bibbia, secondo il castigo che ha colpito la casa di Israele, il vero popolo di Israele sono questi popoli qua, questi che sono le 12 tribù di Israele, 12 figli di Giacobbe. Giacobbe e Israele sono questi, i negri, latini e nativi indiani d'America. Il Vecchio Testamento questo ci racconta la creazione, la storia del nostro popolo, la storia fino alla dispersione, per aver disubbidito, per esserci prostituiti e aver adorato i dei che il Padre ha dato agli altri popoli, mentre noi siamo stati scelti per essere il suo popolo di sacerdoti, si è fatto conoscere da noi, abbiamo avuto, ecco, in eredità il privilegio di avere i suoi comandamenti, e così come anche nel Nuovo Testamento abbiamo il privilegio di aver avuto, abbiamo il grande onore di aver avuto un altro difensore, il nostro difensore, il nostro mediatore, colui che per il quale noi possiamo ritornare al Padre attraverso suo figlio Yahweh Shai, possiamo tornare al Padre nostro, e quindi dopo i comandamenti dell'Antico Testamento, quello che ci ha dato il Nuovo Testamento è il nostro Re, il nostro Signore, perché Yahweh Shai è stato costituito come padrone e Signore del mondo. Lui è il Re del pianeta Terra dal Padre Onnipotente Yahweh,
E quindi noi, conoscendo il nostro Signore, Yahweh Shai, possiamo conoscere anche il Padre, come dice la Scrittura, come dice Yahweh Shai: se conosci me, conoscerai il Padre mio. E se non conosci me, non conosci il Padre. Dopo questa piccola introduzione, volevo prendere un punto perché stavo leggendo nel libro di Samuele, stavo leggendo al secondo Samuele, al capitolo 10, la storia di re Davide, di re Davide che, come dice la scrittura, tornerà a essere nostro re sotto Yahweh Shai, quando ci sarà la fine di questo regno qua, e ci sarà il nuovo regno dove il nostro re, signore, il re dell'universo è sempre Yahweh, il suo figlio è il re padrone e signore della pianeta Terra, e ci sarà re Davide, poi ci saranno i 12 apostoli, i 144.000 eletti e l'un terzo della casa di Israele. Questo è secondo la verità della Sacra Bibbia. E quindi stavo leggendo il secondo libro di Samuele, la storia di re Davide, e c'è un episodio dove voglio tirarvi fuori un punto, ed è importante capire quanto è importante la barba, quanto è importante la barba per noi uomini, la barba che è un simbolo, è un segno di mascolinità, è un segno che ci distingue dalla donna soprattutto, è un segno di... è il simbolo dell'uomo la barba. La parte che proprio ho visto anche che, secondo studi scientifici, giornalisti o comunque di studi psicologici, dei scienziati, così, vedono proprio che l'uomo con la barba provoca più timore, è più rispettato l'uomo con la barba. E quindi non è a caso che infatti nella Bibbia la barba è un comandamento, però adesso ve lo vado a prendere. Prima vi voglio raccontare, ecco, questa storia qui, che si trova al capitolo 10 del secondo libro di Samuele, e dice: quando morì Nakas, re degli Ammoniti, gli Ammoniti sono i giapponesi, gli Ammoniti è la loro nazione biblica, i loro antenati, divenne re suo figlio Canun. Davide decise di stabilire con Canun le stesse relazioni di amicizia che aveva avuto con il padre, perciò mandò alcuni funzionari a portare le sue condoglianze a Canun per la morte del padre. I messaggeri di Davide arrivarono nel territorio degli Ammoniti, ma i principi degli Ammoniti dissero al loro re Canun: credi davvero che a Davide importi tanto la memoria di tuo padre da mandarti una delegazione per le condoglianze? Non ti rendi conto che ha mandato questa gente per spiare la città, mettere confusione e raccogliere informazioni? Allora Canun fece arrestare i messaggeri di Davide, fece tagliare metà barba a tutti e strappare le tuniche fino a scoprire le natiche. Ha fatto tagliare metà barba e ha tagliato la loro tunica fino a lasciarli con la nudità, le loro natiche di fuori. Essi si vergognavano di fare... fece tagliare fino a scoprire le natiche e li rimandò indietro. Essi si vergognavano di farsi vedere in quello stato. Il re Davide, informato del fatto, mandò a dire di fermarsi a Gerico fino a che le loro barbe non fossero ricresciute. Poi la storia continua comunque che avranno la loro punizione, questi Canun, gli Ammoniti, questi principi, perché vi consiglio comunque di leggerlo, perché è la storia di uomini valorosi, uomini d'onore, guerrieri, questi sono gli uomini di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, capite? Questi sono i veri uomini nel continuare la storia. Il punto che volevo prendere è questo qua, proprio qui al versetto 5, dove disse: essi si vergognavano di farsi vedere in quello stato. Il re Davide, informato del fatto, mandò a dire di fermarsi a Gerico fino a che le loro barbe non fossero ricresciute. E qua, perché per farvi capire che quanto anche ai tempi questi i nostri antenati, gli uomini del padre, erano così legati alla loro barba, quanto è importante per loro la barba. Addirittura Davide disse a questi uomini di fermarsi in un'altra città, di non tornare a Gerusalemme finché la loro barba non fosse ricresciuta.
quindi proprio a significare che c'è, cioè, il re ha detto non tornate in città, state, perché finché la vostra barba non vi ricresce, perché era proprio una vergogna non portare la barba. Quindi è proprio biblica, cioè biblicamente la barba è il segno di un uomo, è il segno di un vero uomo. E quindi, ma è, come ho detto, è anche un comandamento, perché lo andiamo a prendere nel libro del Levitico, dove ci sono i comandamenti. Levitico al capitolo 19, versetto 27, ci dice: non tagliatevi in tondo i capelli ai lati del capo e non rasatevi la barba ai lati. E non tagliate i canti alla vostra barba, un'altra versione può dire. Ecco, questo comandamento è proprio l'opposto anche di quello che succede ai giorni d'oggi, perché la bestia di oggi, che sarebbe la così chiamata la bestia nella Bibbia e la società di oggi, ha insegnato proprio l'opposto di questo comandamento. Cioè, quel comandamento ci dice non tagliatevi in tondo i capelli ai lati del capo, cioè di non rasarci in tondo ai capelli e di non tagliarci la barba. C'è proprio l'incontrario della moda che c'è oggi. La moda oggi insegna a tagliarsi tutto intorno ai capelli, cioè oggi è quella la moda. Oggi non trovi una lunghezza unica, a farsi, non, ci dice di non farci linee nei capelli, questo comandamento, di non tagliarci, di non farci linee nei capelli e di non tagliarci la barba. A oggi sembra che portare la barba è da barbone, è da pezzente. È da poco, sì, che è uscita una moda di una barba, ma è una barba che non è, non, cioè, come dice, non cresce naturalmente, perché la barba naturale, quella che conta, è una barba tutta che si tutta curata, tutta lineggiata. No, la barba deve essere naturale, come un leone, come quella di un leone. Anzi, è proprio quella l'esempio più meraviglioso che si può fare, il leone e la leonessa. Guardate lì, cioè toglietegli la barba, tutta la barba e la criniera al leone, diventa una leonessa. Che bel esempio, il leone, cioè il leone con la sua barba è poderoso. Togliete la barba al leone, cos'è? Una leonessa. Quindi, cari fratelli miei, lasciatevi crescere la barba. La barba è prima di tutto un comandamento. E poi, e quindi già se rispettate, temete, cercate di osservare al meglio tutti i comandamenti, quindi anche la barba, cercate di tenere fede a ogni comandamento attraverso la barba. E quindi, cioè, abbiamo la possibilità, attraverso la Sacra Scrittura, di conformarci con gli uomini che piacciono. Che se il Padre Onnipotente nei comandamenti ha detto la barba, significa che a lui piace l'uomo con la barba. E l'uomo con la barba, ripeto, che secondo uno studio è proprio anche più, viene più rispettato, viene preso con più timore la barba. Quindi volevo far vedere attraverso un racconto dei nostri antenati, del re Davide, quando mandò i suoi messaggeri e questi uomini di quest'altro popolo per sfregio gli tagliarono la barba, e per vergogna non si volevano tornare, perché per capire com'è, era importante per noi del popolo di Israele avere la barba, come era importante per un uomo avere la barba, non come ad oggi, dove per essere accettato nella società di oggi devi essere tutto sbarbato, tutto bello, tutto secondo, cioè, bello secondo quello che è insegnato oggi. Ma il vero bello è quello che insegna la Scrittura: il vero bello è l'uomo con la barba. E vi ho fatto l'esempio che mi è venuto spontaneo, l'esempio del leone, il leone con la barba, il leone con la sua criniera. Cavolo, quello è l'immagine, quella prima di tutto è l'immagine del nostro Signore Yahweh Shai, perché il leone della tribù di Giuda è quello lì che ci verrà a salvare, a liberare, colui che stiamo aspettando. È l'immagine del Signore, è l'immagine comunque poderosa, quindi con la barba, lasciatevi crescere la barba. E vi volevo, nel libro dei Romani, a capitolo 12, questo versetto qua, vi esorto dunque, fratelli, a offrire voi stessi a Yahweh in sacrificio vivente, a lui dedicato, a lui gradito. E questo è il vero culto che gli dovete, Can. E questo è il culto che gli dobbiamo. Dobbiamo cercare al meglio di noi stessi di
osservare le sue leggi e i suoi comandamenti. Non, e qua nel versetto 2 dice, non adattatevi alla mentalità di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Yahweh con un completo mutamento della vostra mente. Sarete così capaci di comprendere qual è la volontà di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, vale a dire quel che è buono, a lui gradito e perfetto. Cioè, il versetto 2 ci dice, non adattatevi alla mentalità di questo mondo, quindi non ci lasciamo. Come quando Yahweh diceva per entrare nel regno dei cieli bisogna tornare bambini, proprio per questo che significa bisogna azzerare quello che ci hanno insegnato la società di oggi, la bestia biblica, le chiese, anche i nostri genitori, che i nostri genitori anche loro, siccome sono cresciuti anche loro secondo l'insegnamento della società di oggi, alcuni insegnamenti non sono biblici. Quindi anche in alcuni insegnamenti, alcuni, sto dicendo insegnamenti dei nostri genitori, non sono corretti dal punto di vista biblico. Quindi cancellare la maggior parte che ci ha insegnato la società, tutto quello che ci ha insegnato la società, e ricominciare ad imparare ciò che davvero piace ed è gradito al Padre nostro. Lo possiamo trovare solo nella Sacra Bibbia e solo attraverso il nome di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Yahweh Wa, Yahweh Shai. Sono questi sono i nomi che sono la chiave che sbloccano la conoscenza della Bibbia. E non adattatevi alle mentalità di questo mondo, come dice, di non, anche a livello della moda. Non, se la moda dice che senza barba è meglio, no, la barba ti fa uomo, la barba ti dà, è un simbolo di mascolinità. Ecco, ma dice, ma lasciatevi trasformare da Yahweh con un completo mutamento della vostra mente, soprattutto nostra mente, nostro spirito, e così sarete capaci di comprendere qual è la volontà di Yahweh, Bashem, Yahweh Shai, vale a dire quello che è buono e a lui gradito. È così che noi poi possiamo capire qual è la volontà del Padre, quando iniziamo ad osservare i comandamenti. E uno di questi comandamenti è la barba, e questo è quello che volevo portare in questo video. Volevo portare l'importanza per noi uomini di avere la barba, è biblica, è un comandamento. I nostri antenati si vergognavano quando non avevano la barba, come gli è successo ai messaggeri di Re Davide. E poi anche, cioè, proprio alla salute, ho fatto alcuni studi, ho visto che la barba d'inverno protegge la nostra gola, protegge il nostro dal freddo, quindi non ci ammaliamo, non ci venga né mal di gola. L'estate, a radersi la barba, vengono delle irritazioni sotto qui. E soprattutto ho visto che per chi come me è allergico al polline, che la barba è come se facesse da scudo a questo. E vi porto testimonianze che è verità, anche se non ho una chissà che barba, ma sono felice di avere questa barba qua. Quindi con questo io spero di essere stato di edificazione per qualcuno, per farvi capire quanto è importante avere la barba che è per me è anche ciò che mi tiene legato alle mie radici, per me che ho ritrovato le mie origini del popolo di Israele. Noi che siamo israeliti, la maggior parte di coloro che vengono dal sud Italia, ma siamo dispersi in tutto il mondo, siamo sparsi in tutto il mondo, il popolo di Israele è sparso in tutto il mondo. Avere la barba per me è come mantenere la radice con le mie origini, del popolo di Israele, che oggi hanno fatto in modo, la società di oggi, di farci dimenticare da dove veniamo. Ma io ringrazio Yahweh Tawada, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, perché ha risvegliato, ci sta aprendo gli occhi, ci sta facendo ritornare a Lui. E sappiamo che per ritornare al Padre nostro dobbiamo conoscere e dobbiamo prima di tutto amare e rispettare suo figlio, nostro Signore Yahweh Shai,
che stiamo aspettando e che speriamo e preghiamo affinché torni presto. E con questo io vi saluto e vi la saluto nel sacro nome di Yahawah, Baha Shem, Yahawah Shai, Baha Shem, Rukah Kudash, doppi onori agli anziani apostoli di Israele, Yasharala, Gran Pietra Molino, in inglese Great New Stone, per avermi insegnato questa verità, e saluto gli eletti della casa di Israele. Shalom, alla prossima.